Ma sappi che ogni volta passeranno con camion e mitraglie e cani per quelle colline dove tu sarai e io mi sentirò morire. Vai, ora vai. La celebrazione di due resistenze, quella italiana che nel nostro paese valse la fine del nazifascismo, legata al passato ma dai contenuti a tutt'oggi cocenti e attuali, e quella del popolo palestinese, vecchia di ben 70 anni, ma ancora oggi tristemente attuale in quanto presente. Ad unirle sta la coralità, lo spirito di unità che poi è tratto distintivo, un impegno unitario fatto di molteplici personalità ed individui. Ed è presso il Cinema Teatro Mignon di Tirano che nella serata dello scorso sabato la sezione valtellinese di Assopace Palestina, in collaborazione con ANPI, sezione di Tirano, ha voluto portare in scena un evento di cultura incentrato sul tema della resistenza. Letture resistenti, questo è il titolo di quello che di fatto è stato un appuntamento intessuto sulla trama di vere testimonianze di letteratura resistenziale italiana e palestinese, portate in scena attraverso le voci narranti di Moni Ovadia e Giuseppe Cederna. Presente anche Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo e fondatrice di Assopace Palestina. Resistenza al giorno d'oggi significa avere come fondamento i principi della Carta universale dei diritti dell'uomo e per quanto riguarda noi come cittadini italiani e della Costituzione repubblicana, la quale tra l'altro è stata una delle fonti di ispirazioni della redazione della Carta dei diritti universali dell'uomo. Mi sento mezzo valtellinese, che sono mezzo valtellinese, terrone perché vivo a Roma e sono contento di vivere a Roma nonostante che sia purtroppo un gran casino, mezzo sardo ma valtellinese e montanaro. Tu, fonte di libera vita, dacci la forza di ribellione, recita la preghiera del ribelle. Ed è davvero insopprimibile il bisogno umano di libertà e dignità perché quei testi letti dai due interpreti della serata al Mignon non hanno età, non hanno scadenza, così come i protagonisti di questa fase così importante che unisce il popolo nostro e quello palestinese. Due nomi su tutti legati alla Valtellina, la postina di Grosio, ideale Cannella, che si unì alle formazioni partigiane in Valgrosina come infermiera, e poi il tiranese padre Camillo De Piaz. Camillo si commuoveva per una poesia, mi metteva una mano sulla spalla e mi guardava senza dire tanto, poche parole, la sua porta era sempre aperta, quindi Tirano, la Madonna di Tirano, Camillo sono nel mio cuore e sempre ci resteranno, e quindi qua questa sera per me era essere nel luogo giusto con un compagno di palco giusto, il grande Moni Ovadia. Non è la prima volta che vengo in Valtellina. Valtellina è una terra piena di cuore, di magnifiche persone e io ci vengo sempre volentieri. Peccato da un lato che sono diventato vegetariano, peccato da un altro lato che non posso bere perché assumo farmaci che vanno in contrasto e peccato da ultimo che devo mangiare poco e leggero, sono un vecchio, insomma, che cosa devo fare?